Salve a tutti, bentornati in un nuovo video di Polvere e Fumetti, la vostra forse rubrica preferita dove diventare povero ogni settimana più della precedente. Allora, video che registro veramente in corner, alla belle meglio, infatti anche le luci fanno cagare, sarò il solito giallo Simpson. E che faccio sabato sera prima di lunedì per appunto riuscire a mostrarvi tutto quello che è arrivato questa settimana, che finalmente sembra che in questo 2020 voglia un po' ingranare, perché ho recuperato un bel po' di cose, un po' di cose vecchie di qualche settimana, un po' di cose parecchio vecchie, e poi vi spiegherò il perché, e qualche chicca, qualche cosa interessante. Cominciamo subito, vi ricordo che in descrizione trovate il link per alcuni di questi fumetti che potete trovare su Amazon. Come al solito, una piccola percentuale di quello che spendete voi non viene tolta, semplicemente Amazon mi dà una piccola percentuale appunto di quello che del guadagno, insomma. E trovate anche in descrizione i miei link per i miei contatti, come sempre Facebook e in particolare Instagram. In quest'ultimo periodo sto usando un pochino di più, mi ci diverto un pochino di più anche per le mie cose personali. Cominciamo subito con una cosa che non è un fumetto italiano, non l'ho comprato in fumetteria, in edicola, in libreria, ma ad un concerto, perché domenica scorsa sono stato a una gran bella serata all'insegna della musica, del metallo pesante. Sono stato a sentirmi un concerto deathcore, e tra le band che si esibivano, si è bazzicato un po' l'ambiente, c'erano anche i Carnifex, che è questo gruppo appunto che fa questo genere, questo deathcore, e in particolare il cantante, questo Scott Ian Lewis, ha pubblicato il suo primo fumetto, il suo Death Dreamer, che stavo tenendo d'occhio da un po', che sono riuscito anche a farmi autografare dal suo autore, e che appunto volevo recuperare perché mi intriga molto non solo l'immaginario di questo personaggio, di questo cantante, e da qualche tempo anche sceneggiatore di questa serie, ma anche proprio, come ben sapete, come è stato per esempio per Murder Falcon, quando la musica metal e il fumetto si uniscono io vado in brodo di giuggiole, quindi non potevo assolutamente lasciarmelo scappare. Si tratta della storia di questo Troy Graves, di questo ragazzo che dopo aver trascorso un lungo periodo in prigione per un omicidio che ha commesso, viene praticamente, come dire, assunto come, diciamo, imbalsamatore, nel senso si occupa di preparare i cadaveri alla estrema sepoltura, prima che appunto vengano sepolti, anzi per appunto poter passare un ultimo periodo con i propri cari prima appunto di venire sepolti. E appunto questo protagonista si ritroverà coinvolto in una serie di efferati omicidi veramente molto molto sanguinolenti, molto molto crudi e violenti, appunto, e in tutta un'altra serie di misteri, di cose losche, appunto, che avvengono in questa Los Angeles caldissima, una Los Angeles estiva. Non vi posso mostrare molto perché nudità, violenza, gore sono veramente all'ordine della vignetta. Forse questa è una delle poche pagine decenti che posso mostrarvi. Disegnato da Christian Di Bari, un autore che tra l'altro mi sono andato a spulciare un po', ha lavorato anche per, mi pare, Image, Dark Horse, quindi insomma non è proprio un novellino alle prime armi. Mi piace molto come stile di disegno, perché oltre a sposarsi bene con lo stile della storia, è anche mi ricorda veramente molto a tratti Alex Malev piuttosto che Sean Gordon Murphy, quindi è veramente molto molto interessante in queste figure sgraziate, anche personaggi proprio brutti fisicamente, poi le scene appunto quelle più violente sono rese veramente veramente bene. Quindi, per incominciare, questo Death Dreamer di Scott Ian Lewis, il cantante dei Carnifex, appunto è la prima cosa che ho comprato in queste settimane. Proseguiamo poi, adesso cominciamo effettivamente con il fumetto italiano, con l'edicola. Come al solito è uscito il 150esimo numero di Supereroi Classic dedicato a Devil, doveva essere l'ultimo della collana, ma come ormai è risaputo arriveremo anche fino al numero 200, infatti sono state anche introdotte le collane dedicate a Silver Surfer e ai difensori, vedremo un po' dove andremo a parare con questa cosa, spero che veramente non si vada troppo in lungo, benché appunto, come vi dico sempre, l'apprezzo molto come collana, perché permette appunto di riscoprire e scoprire per quanto mi riguarda anche la Marvel degli esordi, insomma dei primissimi anni. Appunto qui c'è
il Devil di Roy Thomas e Jim Collan. Il prossimo numero sarà proprio dedicato alle origini di Silver Surfer, quindi sarà sicuramente un numero molto molto interessante. Sempre per quanto riguarda l'edicola, è uscito anche il quarto numero di Dragonero il Ribelle, dal titolo L'Urlo della Carne, un numero che penso sarà incentrato, si sarà completamente avrà come setting, ecco, le fosse, le pire in cui vengono, scusatemi, le fosse, non le pire, pire sono un'altra cosa, le fosse appunto di questi mostruosi gladiatori in cui si ritroverà ovviamente a finire il nostro Ian Aranil, sempre scritto questa volta da Luca Barbieri, disegnato da Alessandro Bignamini e Luca Bonessi. Infatti si vede che alcuni tratti viene, c'è proprio un'alternanza di stili di disegno, alcuni che sembrano anche un pochino quasi più pittorici. Però in generale sembra un numero molto ben disegnato. Potrebbe essere che forse, no, ecco, dato che il secondo numero sembra essere sempre, sembra svolgersi sempre in un'arena, sembrava appunto che fosse uno di quei numeri che inizia e finisce in due numeri, però appunto in realtà c'è proprio scritto a fine volume, fine dell'episodio, e come al solito non vedo l'ora di leggere, perché sapete bene cosa ne penso di questa serie italiana, che penso sia la migliore attualmente sul mercato. E poi sempre per quanto riguarda il mercato italiano, ho voluto dare un'altra possibilità al nuovo fumetto della Bugs Comics, che è Samuel Stern. Questo è il terzo capitolo, dal titolo Legione, come sempre di non mi ricordo mai il nome, di Gianmarco Fumasoli e Marco Filadoro, se non sbaglio si chiama Marco. E appunto questa serie, che è, come vi dico sempre, non è molto originale, perché prende proprio a piene mani dall'immaginario, per esempio, di Dylan Dog, prende immaginario più che altro dalla caratterizzazione del personaggio, un po' da quello, un po' dall'Outcast di Robert Kirkman, però devo dire che è molto piacevole da leggere, si fa leggere veramente molto molto volentieri, complice anche un setting ambientato appunto in questa Scozia popolata da demoni e spiriti inquieti. In particolare il secondo numero mi è piaciuto molto, e appunto ho detto, voglio darci un'altra possibilità, vediamo a questo terzo numero se già si capisce qualcosa di più, se riusciamo a capire dove andremo a parare, se no appunto lascerò perdere, magari lo recupererò in futuro, però è sicuramente una novità che potrebbe interessare qualcuno, assolutamente. Passiamo al mercato giapponese, cominciando con Star Comics, che pubblica il sesto numero di Kimetsu no Yaiba in giapponese, Demon Slayer in italiano. Mi è uscito in giapponese perché lo sento sempre chiamare in questo modo, di Kyoharu Gotouge. Questa è una delle novità più promettenti appunto in campo di shonen, in campo di fumetto per ragazzi appunto giapponese, e devo dire che sebbene anche questo non brilli come per originalità, insomma, tutto sommato non mi sta dispiacendo, quindi gli ho voluto dare ancora un numero di vantaggio, diciamo, anche qua per capire un po' dove si muoverà la storia, per capire se ci sarà un nuovo starting point, perché sembra che appunto questa, chiamiamola saga, questa piccolo intramezzo in questa foresta in cui i nostri apprendisti, anzi i nostri cacciatori di demoni, perché ormai il nostro protagonista è diventato a tutti gli effetti un cacciatore di demoni, si è andato a invischiare insieme ad altri suoi compagni, appunto, finendo nelle grinfie di questi demoni ragno, e appunto vedremo appunto se da qua poi ripartirà comunque un nuovo, tra virgolette, arco narrativo, oppure se continuerà a questa, continueremo in questa, su questa via, su questa strada. Però devo dire che appunto non mi dispiace moltissimo, però allo stesso tempo non mi fa nemmeno gridare al capolavoro. Vedremo appunto se magari questo numero darà qualcosa in più, metterà qualche pezzettino di carne in più al fuoco. E poi ho voluto assolutamente provare questa novità sempre per Star Comics, che è Ariadne in the Blue Sky. L'ho provata semplicemente perché il nome dell'autore per me è una, come dire, una garanzia quasi, ovvero Norihiro Yagi. Se non conoscete Norihiro Yagi, probabilmente, e questo è un male, non conoscerete Claymore, e ripeto, è un male, perché penso che sia uno dei fumetti giapponesi più belli che siano mai stati pubblicati in Italia, grazie mille a Star Comics, perché veramente è stato uno di quelli che mi ha folgorato di più in assoluto, e assolutamente vi consiglio di recuperarlo. E appunto qua sembra buttarsi il nostro autore su una storia un pochino più action, un pochino più shonen, non che Claymore fosse poco action, diciamo, ma sebbene ci fosse questa patina, tra virgolette, da fumetto per ragazzi, io penso che sia
per un pubblico un pochino più adulto, perché sì, ci sono i mostri, ci sono le spadate, ci sono delle belle ragazze, però c'è anche tanti, ci sono tanti spunti di riflessione veramente molto molto interessanti. Si tratta di un fumetto, anche qua, ambientato in una specie di medioevo futuristico, diciamo pure così, in cui ci sono queste città fluttuanti, queste città appunto volanti. E il nostro protagonista è questo ragazzino che deve occuparsi, finisce a dover fare da guardia del corpo a questa ragazza, a questa principessa di una di queste sette città volanti, insomma. E avevo già letto, perché è già stato pubblicato il primo capitolo per in occasione del Free Comic Book Day, quindi avevo già avuto qualche piccolo antipasto, abbiamo già avuto qualche piccolo antipasto. Il tratto grafico di Yagi è ovviamente inconfondibile, assolutamente splendido, pulito, ma sporco quando viene richiesto. Non so se anche qua ci sarà la stessa quantità di violenza, arti mutilati, cose che volano, sangue, budella, cannibalismo che c'era in Claymore, insomma. Non sembra come incipit. L'unica cosa che mi fa un po' storcere il naso è l'edizione, perché si tratta di un'edizione che adesso sembra che Star Comics stia sempre di più virando su queste edizioni molto morbide, con una addirittura una carta anche sembra molto molto fine, molto molto chiara, che come al solito è trasparente, sovraccoperta, niente pagine a colori, a 5,50 €. Lo trovo un pochino esagerato, non so, quindi non ho la certezza, benché, ripeto, Yagi sia un autore a cui io sono molto legato, non ho la certezza completa di andare avanti appunto a proseguire questa serie, però senza alcun dubbio gli ho voluto dare una chance, ho voluto vedere un po' come sarà questo incipit per appunto la nuova serie di Norihiro Yagi. Passiamo poi a J-Pop, che porta avanti un'altra delle mie serie preferite in assoluto, che dico sempre che ci leggiamo probabilmente soltanto io, l'autore e la mamma dell'autore, che è Kingdom di Yasui Sahara. Anche questo purtroppo ha subito un aumento di prezzo nel corso degli anni, però perché nessuno se la caga, al prezzo di 6,90 €, però esce veramente molto tranquillamente, si prende i suoi tempi, è una serie spettacolare, veramente lo adoro. Mi piace veramente veramente molto. Adesso tra l'altro sono indietro di un buon 5-6 numeri, quindi avrò modo di farmi una bella scorpacciata di Kingdom, di questa storia, di questa guerra appunto dei 500 anni ambientata in Cina, proprio con questi eserciti e battaglie campali, come dico sempre, assedi, intrighi di palazzo. È veramente veramente molto molto figa. Peccato che sia una serie anche molto lunga, perché appunto questo è il 41esimo numero della serie, quindi posso sì consigliarvela di recuperarla, però insomma sono 40 numeri che ballano tra i 5, i 6 e i 7 euro, quindi non so se è una spesa, insomma, che tutti vorrebbero accollarsi, insomma, benché io me la porto dietro dai tempi della GP Publishing, quindi si parla di veramente, non dico 10 anni fa, perché 10 anni fa sono troppi, però 8 anni tutti penso che ci siano. Per cui assolutamente recuperatelo. In Giappone tra l'altro mi dicono sempre che è alle vette delle classifiche, quindi è sempre tra i primi in classifica a livello di vendite, quindi provate a darci un'occhiata, dai, andate oltre i primi numeri, che sono molto fuorvianti su quello che poi è la strada che la serie prende a tutti gli effetti, però assolutamente penso che valga la pena dare un'occhiata a Kingdom. E poi è uscito il sesto numero della ristampa che Planet Manga sta portando avanti di Slam Dunk. Non credo ci sia bisogno di molte presentazioni, io sono veramente felicissimo di poter rileggere questo fumetto di Takehiko Inoue. Il quinto numero, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, è forse uno dei miei preferiti in assoluto, con l'assedio da parte di questi teppisti della palestra dello Shoku, che si sta allenando e non, allo stesso tempo non può reagire a questi teppisti, o meglio non dovrebbe, per difendere i propri compagni, per appunto non evitare di non poter gareggiare appunto alle sfide future appunto della squadra in cui gioca il nostro Hanamichi Sakuragi. Passiamo poi a Panini Comics, a Marvel Italia. Sono usciti due spillati questa settimana, il numero 17 di Thor, che in realtà è il primo numero di King Thor. Anche qua non sto a farvi molte presentazioni, perché ne ho parlato largamente parlando degli acquisti da Ho Visto Cose.
Ovviamente sto rifacendomi anche tutta la testata di Thor in italiano perché, insomma, sapete bene che quanto adori questo personaggio e quanto abbia adorato il lavoro che Jason Aaron e tutta una serie di altri autori, e qua torna Esa Drivic, anche le copertine, hanno fatto in questi anni sul personaggio di Thor, veramente portandomi ad amarlo alla follia. E poi è uscito anche il 31esimo numero di Amazing Spider-Man, come vi dicevo anche settimana scorsa. Sì, devo ammettere che fa un pochino, dà un pochino fastidio, posso dire che storco un po' il naso da dover spendere 5 euro per uno spillatino con dentro 48 pagine, quindi dentro due storie. Sì, è vero, comprarle anche in americano, bene o male spendo di più, non spendo così tanto, insomma, c'è il solito sconto da fumetteria, quindi insomma non, alla fine della fiera non sono poi effettivamente 5 euro. Tra l'altro poi ci sono dentro due numeri di Friendly Neighborhood Spider-Man che non mi fa propriamente impazzire, quindi devo dire, però vado avanti proprio per affezione nei confronti del personaggio, visto che seguo due spillati della Marvel, insomma, non sto troppo a polemizzare al riguardo. Ormai sapete poi che vado sempre di più verso il formato cartonato, verso il formato da raccolta, e finalmente posso mettere le mie mani su una serie che veramente stavo aspettando da settimane, che è uscita settimane fa, io non l'avevo ancora trovata in fumetteria. Finalmente il mio fumettaro me l'ha fatta arrivare, ed è Silver Surfer Black di Donny Cates e Trad Moore, questa coppiata di veramente gente più pazza, più fuori di testa di Cates e Trad Moore non ce n'è, perché abbiamo uno degli sceneggiatori più in vista del momento, proprio per la sua pazzia, per la sua follia più assoluta, e un disegnatore veramente pazzesco. È favoloso, non voglio farvi vedere troppo per evitare di farvi spoiler, anche se ormai è uscito, anche se ormai si sa che Donny Cates sta creando un vero e proprio universo che collega tutte le testate a cui lui sta lavorando. Per cui sapete bene da dove arriva Cates in Marvel, sapete bene quali testate sta gestendo al momento, quindi sta pian piano sviluppando appunto Silver Surfer Nero. Lo abbiamo conosciuto sulle pagine di Thanos, quindi del Thanos proprio di Cates, quindi adesso ci racconta come appunto il nostro come dire, surfista d'argento è diventato nero, è diventato completamente black appunto. Diciamo che, sapendo i personaggi che sono coinvolti, perché vorrei farvi vedere delle tavole, però vedo che c'è sempre questo collegamento con un'altra delle testate di Cates, che vorrei evitare di spoilerarvi, benché lo si veda già nel primo numero. E poi abbiamo un disegnatore veramente pazzesco, ripeto, che è Trad Moore, psichedelico, acido, veramente fuori di testa. C'è questa tavola che è stata fatta vedere da tantissimi, che però evito perché è questo primo piano del pacco di Silver Surfer, e già vi fa capire appunto un po' il livello della storia. Guardate addirittura questa vignetta in cui il nostro Norrin Rad viene scomposto, tra virgolette, lo vediamo in tutti i suoi frame di movimento. Mamma mia, veramente fuori di testa. Fuori di testa. E non vedo veramente l'ora di poterlo leggere, perché ho letto soltanto il primo spillatino in americano e voglio veramente vedere come si sviluppa questa storia. Dovrei recuperarmi, anzi, anche tutte le altre serie che Cates sta scrivendo appunto per la Marvel, però sto aspettando i volumi. Dovrei cominciare già con Thanos, ho già Ghost Rider Cosmico, quindi insomma vedete anche lì come crea dei personaggi e poi li sviluppa in serie alternative. È veramente fuori di testa. Passando a Bow Publishing, è uscito anche il primo numero di in realtà non è giusto dire una nuova serie, perché si tratta del sequel di una vecchia serie appunto che Bow Publishing, tra l'altro forse anche una delle prime serie americane che Bow Publishing ha pubblicato, ovvero il sequel, diciamo la prosecuzione di Descender, dal titolo Ascender. Come sempre Jeff Lemire e Dustin Nguyen, che da un mondo fantascientifico popolato da robot, macchine e tecnologia ci porta in questo mondo in cui la tecnologia è completamente sparita, i robot sono morti, diciamo, o almeno così sembra.
in questo mondo dove a farla padrona è proprio la magia, i mostri, il sovrannaturale. E devo dire che già in alcune, nelle ultime pagine dell'ultimo numero di Descender avevamo avuto qualche accenno proprio a questo tema magico. E adesso proprio anche a livello grafico, soprattutto sono contento per Nguyen perché riusciamo a vederlo in queste due sfaccettature, sia da una parte freddo, proprio glaciale, mi viene da dire quasi robotico, proprio perché la maggior parte dei personaggi appunto di Descender erano dei robot. Comunque degli esseri modificati anche a livello proprio fisico e cibernetico. Qua invece abbiamo appunto questo approccio molto molto più fantasy, che secondo me riesce anche a dare un pochino più sfogo alla fantasia creativa e artistica proprio di Dustin Nguyen. Quindi sono 10 anni dalla fine di Descender, da questa esplosione che ha proprio fatto completamente sparire tutta la tecnologia dall'universo, e vediamo appunto come andrà avanti la storia. Ci sono dei personaggi che ovviamente ritorneranno, delle nostre vecchie conoscenze, dei nuovi nemici, un nuovo villain, insomma sono veramente molto molto curioso di vedere come questa accoppiata porta avanti questa serie. Ancora una volta veramente sono senza parole su quanto Lemire sappia essere poliedrico, veramente riesce a costruire una marea di storie, tutte una diversa dall'altra. Non gli escono proprio tutte benissimo, diciamo, però veramente il suo lavoro di sceneggiatore penso che lo sappia fare molto molto bene. E concludiamo con un recupero che è un po' una macchia per quanto mi riguarda, perché questo è probabilmente uno dei fumetti più famosi della storia del fumetto, uno dei fumetti più importanti della storia del fumetto, scritto da uno degli autori più importanti del fumetto, e sono arrivato a recuperarlo solamente adesso perché mi sto cercando di documentare per un articolo, il prossimo articolo da scrivere per Chiaroscuro, che uscirà nelle prossime settimane, probabilmente anche nei prossimi mesi. Sto parlando di Maus di Art Spiegelman, pubblicato dalle Einaudi, appunto in questo bel formato. Mi piace veramente molto come formato, molto morbido, anche abbastanza economico, perché si tratta di 20 euro. Una storia che penso non abbia bisogno di presentazioni. Si tratta di un racconto, della seconda guerra mondiale, della deportazione, della Shoah, dello sterminio appunto degli ebrei, però visto attraverso gli occhi dei topi. Quindi abbiamo dei personaggi antropomorfi, dei personaggi contrapposti. In questo caso abbiamo appunto i deportati, i rinchiusi, che sono i topi, e poi abbiamo i gatti, se non sbaglio, che ricoprono il ruolo di carcerieri, di nazisti. E poi bello vedere anche come i poliziotti, comunque i gendarmi, siano invece interpretati, diciamo pure così, da dei maiali. Però non è sempre così, perché vedo anche dei maiali con i pigiama a righe, quindi insomma sarà una storia da scoprire. Veramente non ho mai colmato questa mia lacuna, un po' perché non ho mai avuto occasione, anche se avrei veramente dovuto farlo prima. Però appunto, dovendo scrivere un articolo che in qualche modo parla anche di Maus, di questo genere di eventi, come appunto la Shoah, la deportazione, ho voluto proprio documentarmi e colmare appunto questa lacuna. Anche qua Art Spiegelman penso che non abbia bisogno di troppe presentazioni. Un autore, un disegnatore che già dal punto di vista grafico mi piace molto, molto graffiante, molto sporco, cattivo, cosa che appunto ben si confà, diciamo, al tema e all'atmosfera di questa storia. Quindi assolutamente non vedo l'ora di leggerlo. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di questi fumetti, cosa avete letto voi questa settimana, cosa avete comprato, insomma chiacchieriamo come sempre qua sotto nei commenti. Vi ricordo appunto di guardare in descrizione, perché trovate alcuni di questi fumetti su Amazon da recuperare a un prezzo scontato. Se vi andasse mi farebbe un enorme piacere, e sempre in descrizione appunto trovate anche i link per i miei contatti. Io vi saluto, ci vediamo sicuramente settimana prossima. Ciao belli!